La mano di uno spietato assassino lasciò sul selciato una lunga scia di sangue, 7 mesi di terrore che rimasero impressi nella memoria storica della città. Tra il mese di gennaio e quello di luglio del 1911, con una macabra scadenza temporale, 7 donne, tutte afroamericane o con la pelle scura e sui 20 anni, furono uccise nello stesso modo. Lo squartatore potrebbe aver ucciso fino a 21 persone, nonostante non ci fosse nessuna prova decisiva che confermasse che gli omicidi fossero stati compiuti da una sola persona. The Atlanta Ripper, o lo squartatore di Atlanta, così venne ribattezzato dalle cronache dell'epoca, tendeva i suoi agguati di notte. Prima neutralizzava le vittime dopo averle violentemente tramortite, poi gli incideva la gola con un taglio netto e preciso. I quotidiani dell'epoca raccontarono con dovizia di particolari gli agghiaccianti omicidi, riassumendo in maniera particolareggiata le sanguinose sequenze degli agguati. La prima donna, almeno in apparenza, a soccombere sotto la lama affilatissima di un pugnale, fu Rosa Tris. Il suo cadavere fu rinvenuto la notte del 22 gennaio 1911, a pochi passi dalla sua casa. Le era stata recisa la gola da orecchio a orecchio e la testa appariva schiacciata. Per quell'omicidio venne arrestato il marito, John Tris. Gli investigatori, però, dovettero ben presto rilasciarlo, in quanto non emersero indizi relativi al suo carico tali da giustificarne la detenzione. A meno di 2 settimane di distanza venne rinvenuto il corpo di un'altra giovane donna, Lucinda McNeil. Anche lei presentava la gola squarciata da una lama. Per questo omicidio la polizia fu certa di avere il colpevole, Charles McNeil, marito della vittima. Secondo gli inquirenti, aveva ucciso la moglie dopo essere rincasato completamente ubriaco. Mentre, un'altra versione, l'omicidio sarebbe stato l'apice di una lunga serie di dissidi familiari. Il Grand Park, la riserva naturale che sorgeva nel cuore della città di Atlanta, fu teatro di un altro sconvolgente omicidio. Una donna di colore, dell'apparente età di 20 anni e dall'identità rimasta tuttora sconosciuta, venne ritrovata priva di vita con uno squarcio all'altezza della gola e con la testa spaccata. Questo nuovo omicidio gettò nel panico l'intera comunità di Atlanta. Le indagini svolte si arenarono quasi subito, in quanto non era stato possibile procedere all'identificazione della vittima. Il 30 maggio 1911, il quotidiano The Atlanta Constitution riportò la notizia dell'ennesimo orribile delitto. Il cadavere della 23enne Belle Walker fu rinvenuto a pochi passi dalla sua casa. Non si era ancora spento l'eco mediatico sulla vicenda che la mano sconosciuta dell'assassino tornò a colpire per ben 2 volte nello stesso mese. Il 15 giugno trovò la morte Eddie Walt, stessa tipologia di vittima, stesso copione, la gola tagliata. 12 giorni dopo toccò a Lizzie Watkins, trovata cadavere in mezzo a un cespuglio. Il modus operandi del killer si era ripetuto. Trascorsero 5 giorni. Emma Lou Sharp aspettava la madre che era uscita per delle commissioni. Non vedendola rientrare, si preoccupò e uscì per cercarla. Venne avvicinata da un uomo di colore, robusto e molto alto, che la fermò con una scusa. Emma, spaventata, tentò di fuggire, ma venne inseguita e raggiunta. L'uomo sferrò alcuni fendenti alla schiena della vittima, che iniziò ad urlare, attirando così l'attenzione di alcuni passanti. L'uomo venne rincorso, ma riuscì a dileguarsi nel buio. Il cadavere di sua madre, Lena Sharp, scomparsa da molte ore, venne invece ritrovato, con il corpo straziato e la gola tagliata. L'8 luglio 1911, Mary Yeager, 22 anni, ebbe un incontro simile a quello di Emma Lou. Anche lei venne avvicinata da un uomo di colore mentre si recava al lavoro. La descrizione
collimava con quella fornita dalla vittima sopravvissuta. Anche in questo caso, l'assalitore riuscì a sfuggire agli inseguitori e a dileguarsi. 3 giorni dopo, Sadie Holly fu la nuova vittima dello squartatore. La gola tagliata di netto e numerose ferite d'arma bianca inferte sul suo corpo furono la firma dell'inafferrabile assassino. A ritrovare il suo cadavere fu Will Broglien. Il corpo, oltre alle ferite descritte, presentava anch'esso la testa completamente schiacciata. Particolare inquietante, alla donna erano state tolte le scarpe, che non furono mai più ritrovate. La città era nel caos. Contemporaneamente ai terribili omicidi, Atlanta in quel periodo era tenuta in scacco da una banda che seminava il terrore, irrompendo nelle abitazioni per rubare, talvolta aggredendo chi si trovava all'interno. La polizia si trovò a dover investigare su un doppio fronte. Da una parte, le pressioni della comunità di colore, visto il perpetrarsi degli omicidi. Dall'altra, la comunità dei bianchi, stanchi di subire rapine e aggressioni che non rendevano più sicura la città. Nel corso delle indagini, le ricerche del serial killer fecero finire 6 persone nell'elenco dei sospettati, ma non fu mai emessa nessuna condanna, perché nonostante il loro arresto, gli omicidi continuarono impunemente. La ricerca dello spietato assassino da parte della polizia proseguì senza alcun esito. La comunità di colore decise di muoversi per proprio conto, chiedendo di poter coinvolgere nelle indagini personale afroamericano, affinché potesse coadiuvare nelle ricerche la polizia. Fu firmata una petizione al sindaco e al governatore della Georgia, con l'elenco di tutte le morti sospette che stavano insanguinando Atlanta. Fu offerta inoltre una grossa ricompensa a chi fornisse elementi utili all'arresto del killer. Questo fu un atto dovuto, perché nell'anno precedente alcune donne della comunità afroamericana, a partire dal marzo del 1910, erano cadute sotto i colpi di un'arma da fuoco per mezzo di una mano rimasta sconosciuta. Degli omicidi venne stilata soltanto una lista che non favorì la ricerca della verità, ma che aumentò il numero degli omicidi rimasti irrisolti. Dopo l'ultimo assassinio, avvenuto il 10 luglio 1911, 2 detective della polizia, Coker e McGill, che seguivano il caso da tempo, arrestarono un operaio di colore, Henry Huff. Gli investigatori erano convinti che ci fosse un legame tra la morte di Sadie Hollis e il rinvenimento a casa del sospettato di un paio di pantaloni completamente inzuppati di sangue. Ma nonostante l'ipotesi degli inquirenti, anche in questo caso non si riuscì a dimostrare la colpevolezza dell'uomo, che venne rilasciato per mancanza di prove schiaccianti. Lo squartatore di Atlanta resta senza un nome e senza un volto. Ancora oggi, a distanza di un secolo, le sue vittime non hanno avuto ancora giustizia.